10 anni di pontificato di Papa Francesco hanno acceso moltissime speranze e hanno introdotto una serie di novità, anzitutto per quanto riguarda il linguaggio. Il linguaggio di Papa Bergoglio è stato fin dall'inizio molto diretto, molto simile, se vogliamo, a quelle delle parabole del Vangelo, perché Francesco ama parlare di vita quotidiana, ama parlare di problemi concreti, e proprio in questa concretezza stanno altre delle novità. Per esempio, un'enciclica come Laudato Si, che è la prima enciclica che non soltanto affronta un problema come quello dei mutamenti climatici, ma è la prima enciclica che porta all'interno del Magistero della Chiesa i dati e il metodo della scienza sperimentale. La sensibilità che Francesco ha introdotto su alcuni temi, i temi della cosiddetta Chiesa in uscita, quindi l'attenzione a diverse condizioni di fragilità, l'attenzione al ruolo dei laici, al ruolo delle donne, senz'altro sono un elemento che per l'opinione pubblica è stato molto sorprendente, però è anche radicato in una tradizione, la tradizione del Concilio Vaticano II, quindi parliamo di qualcosa che ormai risale a 50-60 anni fa ormai. Cosa ne sarà di questo rinnovamento di linguaggio, rinnovamento di temi, apertura di speranza di Francesco dopo Francesco? È difficile dirlo. Certo che tra le rivoluzioni compiute, potremmo dire, di questo pontificato c'è senz'altro la creazione di tutta una serie di cardinali che corrispondono a equilibri molto diversi rispetto a quelli che conoscevamo in passato, e le sorprese che possono venire dal futuro conclave, ci auguriamo molto molto avanti nel tempo, possono essere sorprese molto interessanti. Un festival del giornalismo, tutti i festival del giornalismo, mi verrebbe da dire, sono importanti, perché noi viviamo in un mondo nel quale, è vero, i giornali per primi, ma un po' tutto il sistema dei media, dell'informazione che conoscevamo fino a qualche tempo fa, sta attraversando un cambiamento anche drammatico, ma il giornalismo rimane. Da un certo punto di vista viviamo in un mondo in cui ci sono meno giornali, ma c'è bisogno di più giornalismo, di giornalismo fatto meglio, di giornalismo consapevole e di lettori consapevoli.